non c'è più manutenzione sulle montagne. La prevenzione è necessaria per evitare disastri come quello di Monteforte Irpino. Noi sentinelle del territorio siamo stati invece messi da parte. La denuncia del caposquadra Luigi De Gennaro della comunità montana Partenio Vallo Lauro, intento con gli altri operai a rimuovere i detriti della Cassa della Cultura di Monteforte invasa dal fango. Cosa che si poteva prevenire prima non è stato fatto. Perché si poteva prevenire prima? Perché non ci sta più manutenzione nelle montagne. Il servizio nostro è escluso da questo servizio che dobbiamo fare veramente, quello di prevenire i disastri idrogeologici. Facciamo con tutto il rispetto degli operatori ecologici, noi facciamo quello. Facciamo i dipendenti comunali. Prima invece cosa facevano? Prima si faceva. Noi facevano i campioni, facevano i rimboschimenti, facevano il raccoglimento delle acque. Adesso non si fa niente più. Questo è tutto. Insomma, le dispiace tanto di non poter contribuire alla tutela, alla sicurezza della montagna. Bene, sì, bravo. Questo quello è una cosa importante, bisogna prevenire. Lei di dov'è? Io sono di Summonte. Ha visto altre prane? Certo, ho visto quella di Cervinara, quella di 15. Siamo intervenuti pure là. Anche nel 98 a 15? Nel 98 siamo stati a 15, siamo stati a Cervinara. Qual è il suo appello? Quello di tornare comunque in campo? Voi volete lavorare in prima linea, volete stare sulle montagne? Certo, quello che abbiamo fatto sempre, il proprio lavoro, non quello che ci fanno fare adesso. Questo è il mio appello.